Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna, 96esimo TG su suolo pubblico. Il comune di Cervia, maglia nera nella riapertura dei mercati dopo il 18 maggio. Oggi mettiamo a confronto, come potete vedere nello schema sopra che ho preparato, alcuni comuni della Romagna su come hanno gestito l'apertura dei mercati ambulanti dopo il 18 maggio, quando si sono potuti riaprire anche i mercati di generi vari. Come hanno gestito i comuni le riaperture? Lo vediamo con questo schema, appunto, dove abbiamo messo a confronto sette città romagnole e sono Cervia, Cesenatico, Cattolica, Riccione, Rimini, Cesena e Forlì. Posto a questi comuni tre domande uguali. Ora vi leggo le domande. Chi ha gestito la riapertura dei mercati dopo il 18 maggio e chi ha messo in atto i protocolli necessari per poter riaprire i mercati ambulanti in sicurezza? Seconda domanda. Se gli ambulanti hanno contribuito alle spese per attuare i protocolli, esempio le persone che stanno alle entrate e uscite, o se solo il comune si è accollato tale spesa. Terza domanda. Se e quanto il vostro comune ha fatto pagare il plateatico agli ambulanti e se ha applicato riduzioni, di che riduzioni parliamo? Partiamo dal comune di Cervia e capirete perché ho segnato tutte e tre le risposte in nero. Il comune di Cervia non avrebbe riaperto i mercati, parole del sindaco Massimo Medri. Come non si capisce dall'ordinanza emessa il 20 maggio 2020, dove ha delegato FIBA e ANVA per riaprire i mercati in sicurezza. È stata fatta un'ordinanza con cui il comune di Cervia dava carico ad ANVA e FIBA di gestire i protocolli e i relativi costi, in quanto il comune non aveva sufficienti risorse organiche e finanziarie ad adottare le idonee misure logistiche. Nella stessa ordinanza si prevedeva la sospensione dell'attività per gli operatori in caso di mancato pagamento per l'effettuazione dei protocolli che le stesse associazioni FIBA ed ANVA avrebbero richiesto. Nelle entrate e nelle uscite dei mercati di Cervia sono stati chiamati l'Associazione Nazionale Carabinieri Volontari. Adesso rispondiamo alla seconda domanda. Allora, sono stati chiesti agli operatori da FIBA ed ANVA un onere di 55 € che avrebbe coperto le spese dei 19 mercati estivi. Il mercato del giovedì mattina estivo di Cervia ha circa 350 concessioni. Ancora ad oggi non ci hanno fatto il resoconto dettagliato di come sono stati spesi questi soldi, come gli ambulanti stessi avevano richiesto in un incontro con il sindaco Massimo Medri avuto il 10 agosto, visto che al momento del pagamento della cifra delle 55 € ci è stata rilasciata una semplice ricevuta con solo l'importo totale delle 55 €. Sono stati chiesti sempre da FIBA e ANVA anche nei mercati rionali estivi soldi per attuare i protocolli alle entrate e alle uscite, vi erano sempre comunque l'Associazione Nazionale Carabinieri Volontari. Facendo una somma a grandi linee tra concessioni ed importo richiesto agli ambulanti in tutti i mercati di Cervia, viene un totale di circa 27.000 €. Di cui solo per il mercato del giovedì mattina sono stati raccolti circa sui 18.000 €. Ecco perché diciamo che ogni giorno di mercato del giovedì mattina ha avuto un costo di circa 1.000 € che ancora ad oggi, ripeto, non abbiamo ancora un resoconto dettagliato. Cervia ha la TOSAP, ma spieghiamo un attimino la differenza tra COSAP e TOSAP. La COSAP è un canone di natura patrimoniale e si rifà ad un regolamento comunale. La TOSAP è una tassa regolamentata da un decreto statale. Quindi il comune di Cervia ha la TOSAP.
TOSAP. Cervia ha esentato solo per i mercati che non sono stati fatti. Per il resto hanno slittato le scadenze. Se non arriva un decreto dallo Stato che ci esonera, loro chiederanno la cifra intera. Quindi Cervia, come potete notare, gli abbiamo dato tre caselle nere. Adesso andiamo a Cesenatico. La riapertura dei mercati sono stati concordati con l'amministrazione, l'ufficio e la polizia municipale. Il mercato del venerdì in estate ci sono circa 232 concessioni. L'amministrazione nelle entrate e nelle uscite si è avvalsa dell'Associazione Nazionale Carabinieri Volontari e non ha chiesto nessun contributo agli ambulanti. Il comune di Cesenatico ha allargato l'esenzione della COSAP anche agli ambulanti fino al 31 dicembre 2020 e al comune di Cesenatico abbiamo dato tre caselle verdi. Cattolica, prima domanda. Il comune di Cattolica ha riaperto i mercati ambulanti con l'aiuto degli operatori. Il comune ha delegato gli ambulanti stessi per attuare i protocolli. Il mercato di Cattolica, il sabato in estate, ci sono circa 250 concessioni. Gli ambulanti si sono accollati la spesa della vigilanza delle associazioni di volontariato, di cui si sono avvalsi. In estate c'erano circa 10 volontari, ma non era un obbligo per gli ambulanti contribuire. Chi voleva poteva dare quello che si sentiva, anche solo un euro. Per la COSAP, il comune di Cattolica, ha fatto l'esenzione solo a livello normativo, quella che prevedeva l'esenzione solo sotto il periodo del lockdown. E qui a Cattolica, quindi, abbiamo dato un verde e nero, perché l'offerta era libera, ma una cifra molto bassa e chi voleva la poteva dare e chi non la voleva non la doveva dare e gli diamo il nero per la COSAP. Riccione, prima domanda. Il comune di Riccione ha riaperto il mercato ambulante assieme alla polizia municipale che si sono avvalsi dell'associazione di volontariato con il nome Arcione per attuare i protocolli. Nel mercato di Riccione, l'estate e il venerdì ci sono circa 262 concessioni. Agli ambulanti non hanno chiesto nessun contributo spese. Questo derivato anche dal fatto che sono state fatte delle modifiche nella sistemazione del mercato ambulante. Sono state fatte anche modifiche sostanziali. Nel viale Diaz la fila è stata allungata mettendo i banchi tutti su un lato, invece di mantenere i banchi uno di fronte all'altro. Per la COSAP, il comune di Riccione, oltre alla normativa nazionale che prevedeva, oltre all'esclusione del pagamento di marzo ed aprile, il comune di Riccione il 23 maggio ha emanato una delibera che prevedeva l'esclusione dal pagamento della COSAP dal 23 maggio al 31 ottobre per tutti, compreso gli ambulanti. Ma il comune di Riccione prorogherà l'esclusione di pagamento della COSAP e saranno compresi anche gli ambulanti al 31 dicembre 2020 e questa delibera avrà il nome di Riccione Winter. E così Riccione gli abbiamo dato tre caselle verdi. Rimini, il comune di Rimini ha riaperto il mercato ambulante con una convenzione. In questi anni il comune di Rimini ha dato la gestione dei mercati di Rimini ad un consorzio, la COCAP, e quindi la stessa COCAP ha attuato i protocolli. Nel mercato di Rimini, del mercoledì e del sabato mattina, ci sono tutto l'anno circa 350 concessioni. Agli operatori non è stato chiesto nessun contributo spese per attuare i protocolli, in quanto il comune ha messo a disposizione una piccola cifra che ha dato alla COCA per pagare il servizio vigilanza. Il comune di Rimini, dal momento della riapertura, ha scontato del 50% la COSAP. E a Rimini quindi gli abbiamo dato due caselle verdi e una metà verde e metà nera perché ha fatto
stato l'esenzione del 50%. Cesena. La riapertura dei mercati è stata gestita dal comune, settore SUAP, e dall'assessorato competente, di concerto con il sindaco e la giunta. Gli stessi organi comunali, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative del settore, hanno introdotto i protocolli e la nuova, più sicura ed agevole per la clientela, distribuzione degli ambulanti. Nel mercato di Cesena, il mercoledì ed il sabato mattina, ci sono in entrambi i mercati circa 230 concessioni. Agli ambulanti non è stato chiesto nulla per l'attuazione dei protocolli. Per la COSAP, al momento, le riduzioni sono previste solo per i periodi di interruzione dell'attività. È allo studio, tuttavia, la fattibilità di bilancio di un ulteriore aiuto. Quindi a Cesena gli abbiamo dato due caselle verdi. L'ultima casella, visto che ancora non abbiamo niente di sicuro, la lasciamo metà verde e metà nera. Andiamo al comune di Forlì. La riapertura dei mercati è stata gestita dall'amministrazione in stretto contatto con le associazioni di categoria degli ambulanti e da alcuni rappresentanti degli ambulanti. Il mercato del lunedì e del venerdì hanno entrambi circa 170 concessioni. Confesercenti Pro Mercato di Forlì si è presa carico delle persone nelle entrate e nelle uscite e si è accollato la spesa della vigilanza. Non si è chiesto niente agli ambulanti perché è stata una gratificazione in un momento difficilissimo che il consorzio, comunque è un consorzio formato da operatori, ha deciso di mettere in campo per tutti gli operatori. La COSAP, naturalmente, per il momento che si è stati chiusi, come da decreti amministrativi, gli ambulanti sono esenti. Dal momento della riapertura si sta aspettando un passaggio in commissione parlamentare che dovrebbe uscire nel prossimo decreto legge, si sta aspettando l'ufficialità, che su tutto il territorio nazionale per gli ambulanti ci sarà l'esonero del pagamento dell'occupazione al suolo pubblico fino al 15 di ottobre. Quindi, Comune di Forlì, gli abbiamo dato due caselle verdi e una l'abbiamo messa metà verde e metà nera perché il Comune di Forlì sta aspettando l'esonero e applicherà lo sconto del suolo pubblico, quindi della COSAP, in caso arrivi l'ufficialità decreto legge del governo. Allora, veniamo al titolo del telegiornale, Maglia Nera, Comune di Cervia. Avete capito quindi perché questo titolo? Perché, come potete notare, Cervia è l'unico comune che ha tutte le tre caselle nere. Perché, prima domanda, il Comune di Cervia, come ci ha detto il sindaco Massimo Medri, non avrebbe riaperto i mercati. Seconda domanda, è stato chiesto un importo di 55 euro agli ambulanti del mercato di Cervia, che questi soldi, come prevede l'ordinanza, se non venivano pagati, veniva sospesa la concessione. Allora, come mai in una ordinanza viene scritto che se non paghi tale cifra, che a dire delle associazioni Five Amba di Cervia è una cifra irrisoria, hanno dovuto far mettere nella ordinanza che se qualcuno non pagava veniva sospesa la concessione? Non è che per caso avevano già qualche dubbio che qualcuno non pagasse, non per la cifra, ma perché c'è stata consegnata una semplice ricevuta senza nessun resoconto. Che, come ripetiamo bene, noi avevamo chiesto un appuntamento al sindaco e il 10 d'agosto ci ha ricevuti, dove una cinquantina di ambulanti hanno chiesto appunto questo incontro per avere il resoconto di queste 55 euro. Ma vi sembra giusto che un sindacato che dovrebbe stare dalla parte del suo associato, quindi del lavoratore, in questo caso sta dalla parte del padrone? Sta dalla parte del padrone perché il padrone lo delega a organizzare un mercato, a chiedere dei soldi. Se tu non paghi questi soldi ti sospendono
fanno la concessione. Ma dove si è visto che un sindacato sta dalla parte del padrone invece che dalla parte del lavoratore e dell'associato? E poi ricordo bene, alla fine la cifra non è tanto irrisoria, perché a forza di 55 euro sono stati raccolti una cifra di circa 27.000 euro, che ad oggi ancora non abbiamo reso conto. Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna.